Amici di Forza Catania, Ale! L'ospite di questa mia puntata è un ospite sensazionale. Pensate, un'attrice che spazia dal teatro alla televisione al cinema. Siciliana, ovviamente, 100% grandi successi. Ho intervistato e intercettato per voi e per noi di Forza Catania la bravissima Lucia Sardo. Ci troviamo stasera qui per questo progetto di Donatella Finocchiaro, Andata e Ritorno. Quindi, per fare un sunto, tutti gli artisti che poi in fondo sono siciliani, sono catanesi o siciliani comunque, e devono fare sempre un andata e un ritorno, quindi un viaggio. Per essere artisti purtroppo bisogna lavorare, bisogna viaggiare. Quanto è difficile fare questo, mostrare la propria arte e dover ogni volta andare e ritornare? E quanto è difficile? Intanto bisogna viaggiare, pensa che io non prendo aerei, è difficilissimo, lo dico anche nel documentario di Donatella, io prendo treni, quindi la mia vita è a passo sui treni. E poi io sono andata via giovanissima dalla Sicilia, ho iniziato molto giovane proprio perché c'era pochissimo spazio qua, soprattutto nei paesi. Io sono nata in un paesino dove essere vivaci come me voleva dire qualcos'altro, voleva dire essere quasi una poco di buono, quindi ho deciso di andare via e fortunatamente al nord, insomma, ho incontrato i miei, quelli che poi mi hanno lanciato nel teatro, i miei compagni di avventura, e ho cominciato a fare teatro di ricerca. Dopodiché sono ritornata al sud emigrante pentita. E da allora continuo a fare su e giù, su e giù. Ma perché non riusciamo a staccarci? I siciliani abbiamo, secondo me, un valore aggiunto. Chi non è isolano, forse purtroppo per loro, non lo possono comprendere fino in fondo. Non riusciamo a staccarci da questa terra. Cos'è il richiamo di cosa? Delle nostre radici? Allora, no, io penso che sia qualcosa di diverso, di molto diverso. I figli che non riescono a staccarsi dalla madre, solitamente sono quei figli che non sono stati educati bene, cioè quando la madre, ma non perché lo voglia fare, ma perché non può farlo, non sa farlo o non può farlo, quando la madre non riesce ad amare fino in fondo il figlio, perché magari ha problemi, magari è impegnata in altre situazioni, non gli regala l'indipendenza, il figlio rimane agganciato. Allora la nostra terra non è in grado di amare i suoi figli. Proprio non è in grado, è una matrigna, è bellissima, è meravigliosa, è sensuale, ma non ama i suoi figli. Quindi i suoi figli scappano, oppure ci sono dei figli prepotenti che si prendono la loro madre, se la prendono in modo aggressivo. Per cui per quello noi torniamo perché cerchiamo quell'amore che non ci è stato mai dato. Tu sei un'attrice con una carriera lunghissima, hai spaziato, lo dicevamo, dal teatro al cinema, alla televisione, quindi con le fiction. Ecco, qual è la differenza per chi fa questo lavoro? Per esempio, nel teatro mi viene in mente il rapporto diretto col pubblico che magari al cinema, piuttosto che in fiction, non hai. Ecco, la difficoltà, la differenza che c'è tra a livello di sensazione. Beh, il teatro, l'attore respira con il pubblico, quindi siamo uniti dal respiro. Ed è una cosa magica, una cosa forte, c'è il qui e ora. Nel cinema c'è l'affiatamento con gli amici, è quasi un gioco di gruppo, si sta insieme. La fiction è per pagare le bollette. E il tuo rapporto invece con il calcio, per esempio col Catania, con la squadra che in questo caso rappresenta la nostra città? Ora mi farò odiare da tutti. Allora io non solo non ci capisco niente, ma proprio zero, non solo non sono mai andata a vedere una partita, ma anzi sono andata a vedere una sola partita con un mio ex fidanzato che giocava, ma così insomma, e che io odiavo perché la domenica lui si vedeva le partite, e a un certo punto finisce il primo tempo e io continuo a fare il tifo e invece mi dicono che a un certo punto si cambiano, dico, ah, non sono più quelli. Non so niente, non so una regola, non capisco niente. Però una cosa te la devo chiedere, un augurio per la nostra squadra, perché abbiamo tanti tanti tifosi che guardano anche la nostra rubrica, quindi un augurio alla squadra del Catania da parte di Lucia Sardo. Chiaro, anche se io non ci capisco niente. Se dovessimo vincere il campionato, Lucia Sardo promette di? Prometto di, che ne so,
Mamma mia, se vinciamo il campionato prometto di non... Fai uno spettacolo, eh. Ma dove? Noi veniamo tutti, fai entrare tutti a teatro, tutti noi tifosi. E dovessimo vincere. Ci fai uno spettacolo? Sì, vi faccio uno spettacolo. Ho strappato una bella promessa. Come di consueto arriva il pallone per un grande, prestigioso autografo, quello della nostra Lucia. Grazie alla nostra Lucia Sardo, un'altra eccellenza che ci rappresenta nel resto d'Italia. Grazie per essere stata nostra ospite. Grazie a te. In bocca al lupo per tutto. Anche a te. Bacio, dammelo.